Fiorella Di Ciglio dell'Università di Milano, che speriamo che funzioni tutto, è qui con noi. Adesso la passo sullo schermo, eccola. Aspetta un attimo, accendo, alzo l'audio. Prova a parlare, Fiorella. Comincio con un saluto, mi sentite? Sì. Ok, perfetto. A te la parola, Fiorella. Allora, un saluto, grazie davvero a Felix e a tutti che hanno contribuito all'organizzazione di questa iniziativa, di cui credo ci fosse davvero il bisogno, proprio che contesto che veniva descritto all'inizio, quindi dell'Internet Governance Forum, specialmente del modo con cui vengono un po' dopo negli ultimi anni organizzati in Italia. Credo che sia quindi importante un'iniziativa che cerchi di riaprire il dibattito su internet, la sua governance, il ruolo che internet ha giocato in passato, la visione che ha affascinato molto di noi e quello che è diventata oggi e come si può magari provare ad invertire questa tendenza. Come ricordava Felix prima, la cornice anche delle recenti iniziative che le istituzioni italiane, in particolare la Camera dei Deputati, ha preso riguardo a internet, quindi la commissione di cui Stefano Rodotà era presidente per la dichiarazione, per definire una dichiarazione per i diritti in internet. Questa iniziativa è stata poi anche un po' l'occasione dell'incontro con Felix tramite il suo blog. Per quanto mi riguarda è stata molto positiva in quanto tale, ma mi ha lasciato parecchi dubbi sui modi e soprattutto il fatto che queste debolezze dei modi è diventata a mio avviso anche una debolezza di contenuti. Quindi molto brevemente cerco di spiegarvi questo aspetto. Allora, i modi sono stati discutibili, limitati fin dalla istituzione della commissione, dalla scelta dei suoi membri, ovviamente non quelli parlamentari su cui la Camera può liberamente decidere, ma i membri esterni. E anche le modalità di scelta di quelli che venivano auditi. Tutte queste scelte sono state fatte in contesto della, come dire, che si ispira a internet, che ha nell'apertura una delle sue caratteristiche fondamentali, diciamo è stata meno aperta di quanto one could wish, di quanto uno potrebbe desiderare. E per noi che siamo alla periferia della nazione, perché ci sembra che il modello Milano sia molto di moda, ma ci sentiamo spesso in periferia, scarsa possibilità di partecipare, ma so che altri hanno avuto problemi analoghi nell'avere la possibilità di presentare le proprie opinioni. È stata organizzata una consultazione online che in teoria avrebbe dovuto ovviare un po' a questi problemi, quindi estendere le frontiere delle persone e delle organizzazioni consultate, ma non voglio ritornare nei dettagli, se volete li trovate sui post che ho scritto sul sito codicedelladimocrazia.it, ma questa consultazione online è stata organizzata e gestita peggio di quella offline. Con altre scelte su cui poi magari torno un attimo. Questi limiti nei modi e nelle forme hanno avuto degli impatti sui contenuti, a mio avviso, perché, e qui se riuscite a proiettare la slide che vi avevo mandato, questa slide fa riferimento, è un framework che utilizziamo nel corso di cittadinanza digitale e civismo che tengo insieme ad Andrea Trentini da un po' di anni al corso di laurea di informatica. Allora, questa slide cerca di, mi sembra che sia un manifesto sotto, ma non è così importante. Allora, cerchiamo di rappresentare i diversi livelli in cui la cittadinanza digitale
può manifestarsi. Ci sono diritti, problemi di diritti di accesso, problemi di diritti a livello dell'education, a livello della gestione del flusso di servizi, della trasparenza e così via. L'idea dell'arcobaleno è che ci deve essere un po' tutti, non c'è un arcobaleno, c'è soltanto un livello, ma non c'è necessariamente un rapporto stretto come in un sistema ISOSE, per dire che richiede necessariamente che siano completamente stabiliti i servizi a livello sovrastante per poter avere un livello sovrastante. Quindi diciamo che ci vorrebbe una buona distribuzione, magari un po' sfocati, ma ce ne vorrebbero un po'. Ora, se vedete quelle etichette associate, quelli sono gli fanno riferimento agli articoli della dichiarazione di internet. E questo fa emergere due cose. Da una parte che questa dichiarazione è un po' scoordinata, quindi ci sono problemi di diverso livello che si succedono in articoli, uno all'inizio e uno alla fine, ma soprattutto mette in luce, e qui il fatto che la slide sia, se ne dà soltanto un pezzetto, almeno io la vedo così da remoto, magari è così lì, lo mette bene in evidenza, che tratta soltanto i livelli più bassi. Quindi tutela i diritti di base, il che ovviamente è molto importante, però pone poca attenzione al fatto che tra i diritti di cittadinanza ce n'è uno, ed è sostanzialmente il diritto di sovranità, cioè l'essere, poter essere cittadini sovrani, che non è l'ultimo da considerare e che è fortemente legato proprio all'esigenza di ripensare la democrazia stessa nell'era digitale. Allora, se vogliamo difendere i diritti di cittadinanza in internet, dobbiamo occuparci anche di questo, della tutela e della promozione, direi di più, del diritto di sovranità. Due esempi concretamente: quando si fa una consultazione è importante che ci sia un'attenzione a quali sono le domande oggetto della consultazione, alla possibilità di documentarsi su quel tema. Quindi ci sono dei problemi di progettazione della consultazione. Allo stesso modo, se organizziamo, come era stato fatto per esempio nel caso della Commissione per i diritti di internet, una raccolta di idee, di chi sono queste idee? Chi gestisce i server, chi detiene gli archivi, e sono tutte questioni che vengono attualmente affrontate da le istituzioni che le organizzano, comuni o istituzioni di livello superiore, con una grande facilità. Quindi credo che bisogna porre attenzione anche a queste questioni in un quadro di tutela dei diritti di cittadinanza. Ci sono ruoli per terze parti, ma chi sceglie queste terze parti, che caratteristiche devono avere, può essere un'azienda, se non è un'azienda chi può giocare questo ruolo e così via. Ecco, tutte queste questioni secondo me dovrebbero essere affrontate e mi auguro, se come capisco questa iniziativa di oggi è un inizio, anzi in realtà è già la seconda parte e vi ringrazio di avermi coinvolto, ci dovrebbe essere un lavoro abbastanza continuato per poter completare, diciamo, quello che è stato fatto dalla Commissione per la Camera con altri elementi altrettanto importanti. Ok, io ho finito? Sì. Grazie Fiorella, intanto ti dico che il tuo punto di vista era quello della webcam del mio PC, in realtà era inquadrato sullo streaming meglio di quello che tu riuscivi a vedere. Perfetto. Ok, scusa un attimo che sto di spalle rispetto al monitor. Va bene, intanto se vuoi continuare a seguire c'è lo streaming online, trovi l'indirizzo sul sito dell'iniziativa che è iufitalia.net, c'è il link allo streaming. Io a questo punto ti ringrazio, ti saluto e chiuderei la finestra così da risparmiare panda. Grazie. Allora, giustamente come diceva Fiorella, io completo quello che stavo dicendo prima, che rispetto alla storia della nascita di questo Governance Forum, che è partito l'anno scorso a Istanbul in contemporanea con quello ufficiale, quello istituzionale, quest'anno si ripeterà in Brasile questo esperimento. Noi ci siamo inseriti proprio perché
ho partecipato io alla sessione italiana del Governance Forum qui a Roma, a Montecitorio, e ho toccato con mano come il modello di partecipativo proprio non funziona, non è funzionale a una reale partecipazione di tutti, sia perché io ci sono stato in virtù di un invito diretto, altrimenti avrei avuto difficoltà a sapere la notizia. Parecchi, dopo che hanno saputo la notizia, hanno chiesto a me informazioni, perché quando è cominciata a circolare la notizia si è scoperto che mancavano, che non c'erano posti disponibili, erano tutti esauriti. Molti di questi posti occupati da parlamentari che si erano prenotati e non ha partecipato nessuno, quindi assente completamente la parte politica. Erano presenti una serie di strutture, chi più lobby, chi di meno, con motivazioni diverse, però comunque strutture sempre presenti in queste situazioni, che presiedono questi tavoli, le monopolizzano, e mancava completamente tutta l'altra parte. Una giornata di interventi tutti unidirezionali, scollegati più o meno tra di loro, senza un dibattito, intervento finale con proposta precisa di modello da presentare da parte proprio da parte Italia al governo, alla governance, alla piattaforma internazionale, presentato da un dirigente Telecom in veste Confindustria alla fine della giornata, in assenza di dibattito e confronto. Quindi da lì è venuta fuori l'idea, partendo da me che mi trovavo sul posto e da il secolo della rete che si trovava lì, abbiamo pensato: facciamo prima di quella in Brasile, facciamo una sessione italiana, e quindi questa è una prima mondiale di una sessione locale, territoriale dell'Ungovernance Forum, cosa che proveremo, almeno una mia idea, la dico qui adesso, proveremo nei prossimi giorni a parlarne, di lanciare questa idea a livello mondiale su tutti i territori, di partenza di questi forum che poi convergono in un momento a livello globale. Per do il benvenuto a milanesi che sono arrivati adesso dopo un lungo viaggio,